Bentornati sul canale e se sei nuovo, benvenuto sul canale Van Education. Riparte la rubrica Van Travel Vlog dopo ben 2 anni di stop. Esatto, l'ultimo video a tema, Travel, risale a ottobre 2019 in cui vi ho portato con me nel deserto. E ripartiamo proprio dal 2020 in cui io e Manuel ci siamo fatti un bel giretto per l'Italia malgrado il virus e qualche restrizione. Devo però confessarvi una triste notizia. Il 90% dei video che ho girato sono andati persi in una cartella danneggiata del PC, ma farò il possibile attraverso foto e racconto per mostrarvi l'itinerario scelto e quanta bellezza questo tour ha da offrire. Bando alle ciance, iniziamo! Siamo partiti a metà luglio da Bergamo con la nostra macchina e vi dico sommariamente quali tappe abbiamo fatto per poi snocciolarle una ad una. Prima tappa a Firenze, a seguire Roma, poi Caserta e Napoli, Vieste e dintorni, tra cui anche Trani e Peschici, molte spiagge e insomma un bel giretto nel Gargano. Per concludere con le ultime tappe nelle Marche, precisamente Castelfidardo, Loreto, Porto Recanati, Numane, Sirolo e infine breve pit stop a Bologna per poi risalire a Bergamo. Ho deciso che vale la pena raccontarvi dal mio punto di vista questo giretto che noi abbiamo svolto in circa 10 giorni, ma onestamente è un tragitto molto intenso, quindi lo sconsiglio assolutamente a chi non ha spirito di adattamento, a chi ha famiglie numerose, a chi viaggia con troppi bagagli, insomma è una bella gita. In questa occasione la cosa migliore è viaggiare in modo minimal e smart, cercando di avere diversi capi di abbigliamento adatti sia per lunghe camminate, magari in città, sia per mare, spiaggia e cenette a lume di candela. Prima tappa a Firenze, centro storico, mezza giornata. Allora, sono stata decine di volte a Firenze, ma sono sempre rimasta affascinata dalla sua bellezza, quindi non ci resta che vagare per le stradine e perdersi tra le bellezze antiche ed edifici maestosi. Però Firenze merita giorni e giorni di visita. Noi abbiamo fatto una piccola tappa, dato che la conoscevamo già. Abbiamo girato per le strade più conosciute, passando dal Duomo a Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio e fermandoci a mangiare un panino all'antico vinaio che ci ha deliziati con una proposta vegetariana decisamente invitante. Io consiglio anche Fiesole, Giardino di Boboli, Uffizi, c'è molto altro da vedere, ma se avete poco tempo a disposizione direi proprio di no. Non abbiamo pernottato a Firenze, ma siamo andati diretti a Roma dove abbiamo dormito in un B&B in realtà poco raccomandabile, nel senso che non mancava nulla, però era proprio decisamente al limite, vabbè, ma comunque noi ci siamo adattati. La colazione durante il periodo Covid erano praticamente 2 brioche imbustate e caffè solubile, che abbiamo quindi caldamente declinato come proposta per poi decidere di lasciarci stupire dalle delizie di Roma. In realtà più o meno in qualsiasi bar, zona centro, limitrofi eccetera si può trovare un'ottima colazione, quindi onestamente non ci siamo posti il problema. Abbiamo soggiornato in zona Basilica di San Giovanni in Laterano, abbiamo visitato le classiche mete turistiche del centro di Roma, dal Colosseo alla Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna, al Pantheon, tutto il centro storico con tutti i suoi bei monumenti e tutta la sua maestosità. Devo ammettere che, ma sarà stato sicuramente il Covid e non credo il caldo, il centro era abbastanza deserto, così come anche Firenze, in realtà c'era in giro proprio pochissima gente. Poi verso il sud no, la cosa è cambiata, però diciamo che nella prima parte fino al centro non ce n'era molta. Abbiamo fatto anche un giretto in zona Castel Sant'Angelo e infine il Vaticano, visitando anche l'interno. Non abbiamo trovato fila, zero proprio, siamo entrati al volo, ricordo che comunque faceva molto caldo, ma generalmente i turisti non si lasciano scoraggiare dal caldo, eppure in giro davvero il deserto. Da segnalare sicuramente il Vecjoy a Roma, in cui abbiamo mangiato benissimo, vasta scelta, prezzi super abbordabili. E poi in piazza 7 Re di Roma c'è la Casa del Supplì, in cui comunque ci sono prelibatezze di ogni genere, anche vegetariane, entrambi veramente consigliatissimi. Il Vecjoy è completamente vegan. A Roma siamo stati, in fin dei conti, meno di 2 giorni, perché siamo arrivati nel pomeriggio dopo Firenze e abbiamo fatto un solo giorno intero a Roma per poi ripartire alla volta di Napoli. In realtà noi volevamo andare diretti a Napoli, ma non so che ci ha condotti a Caserta, dove non solo abbiamo pranzato benissimo, con quella pasta al pomodoro che ancora mi sogno, ma abbiamo avuto insomma il piacere di visitare la reggia di Caserta, che
anch'essa completamente deserta. Non avevamo il biglietto, in realtà l'abbiamo fatto online 15 minuti prima e siamo entrati proprio senza attese. In ogni caso, vabbè, in altri periodi post-Covid direi di fare il biglietto comunque online, che risparmiate tempo. Bella, molto bella, allora un po' consumata, seccata dal sole cocente, ma sicuramente merita una gran bella visita. A noi è piaciuta molto, abbiamo visto soprattutto il giardino, veramente veramente molto bello. Trascorse queste 4-5 ore tra i giardini e varie opere illustri, siamo arrivati finalmente a Napoli, un mondo a sé. Cibo pazzesco, uno schiaffo alle intolleranze, leggi stradali completamente create ad hoc da loro stessi, ma nel complesso una gita che ci ha lasciati piacevolmente soddisfatti. Sì, ha guidato Manuel ed è stata una vera botta di adrenalina per chi come noi non è abituato al tipo di guida spericolata. Anche qui, per il poco tempo a disposizione, abbiamo fatto due notti in B&B. Per la precisione, abbiamo visitato, diciamo, più quanto abbiamo potuto, insomma. Abbiamo soggiornato, quindi, dicevo, in un nuovissimo B&B, moderno e impeccabile. Aveva ogni genere di comfort e il proprietario Francesco ci ha indirizzato e ci ha guidato poi verso le strade di Napoli. Abbiamo visitato la Cappella San Severo con il suo Cristo velato, la Piazza del Plebiscito, che è il cuore del centro storico, Castel dell'Ovo, che è il più antico di Napoli, e se hai visto anche solo distrattamente un'immagine del Golfo di Napoli, non puoi non averlo notato. E proprio davanti al Vesuvio abbiamo mangiato la pizza margherita più famosa della zona. Per gustare poi il folklore di Napoli è stato d'obbligo un giro per via San Gregorio Armeno. Per la passione che ha Manuel dei presepi, non potevamo non passare dai negozietti tipici, che devo dire, anche se io non amo l'oggettistica varia, sono un po' più minimal, però vabbè, non mi è dispiaciuto inserirlo nel tour, nel senso che abbiamo fatto soltanto un giro senza aver comprato o acquistato nulla. Qui sorgono le famose botteghe artigianali, che espongono appunto le statuine, ma alla tradizione del presepe napoletano si associa anche la consuetudine di realizzare le statuine che raffigurano magari i personaggi famosi, politici, VIPs, insomma, tutti quei personaggi lì. Abbiamo visitato anche la Napoli sotterranea, per la quale però vi consiglio ovviamente una giacca o qualcosa per coprirvi, dato che si scende parecchio anche se è estate e quindi lo sbalzo di temperatura è notevole. E infine, da Napoli sottoterra, abbiamo visto invece Napoli dall'alto. E anche se è stata una lunga camminata, però devo dire che insomma, la vista ha ripagato tutti quanti gli sforzi. Non poteva mancare, ovviamente, la pizza fritta e altre prelibatezze da street food che abbiamo gustato comunque tra una passeggiata e l'altra, quindi abbiamo mangiato praticamente sempre camminando in giro. E poi via di corsa sul Gargano, dove abbiamo trascorso invece 5 giorni. Un po' di meritato relax e mare ci stava, sicuramente dopo aver camminato tutto il giorno per 3 giorni di fila sotto al sole. In particolar modo noi eravamo a Vieste, che mi ha veramente magicamente rapita con questo borgo bellissimo, spiagge meravigliose e una costa davvero tutta da scoprire. Mare, natura, divertimento, ma anche davvero sapori, tradizioni, sono stati proprio i protagonisti di una vacanza nella Perla del Gargano, che davvero, se la farete, vi lascerà sicuramente ricordi indimenticabili. Ma vabbè, passiamo ovviamente al cibo, dalle orecchiette in ogni salsa, ai taralli, pizze, panini, abbiamo fatto veramente incetta di carboidrati fino ad avere scorte inesauribili e che dire, davvero una bontà inspiegabile. Io e Manuel amiamo particolarmente, insomma, pomodorini, olive, taralli, quindi li abbiamo trovati proprio ovunque, quindi abbiamo fatto davvero incetta. Una cosa molto carina, dai, apprezzabile, è stata la Scala dell'Amore, che è presente sul corso principale di Vieste. Sono circa un centinaio di scalini, però fattibile.
Il centro storico Viestano poi è un borgo di origine medievale che sorge su un roccione dominante il mare e negli anni poi ha mantenuto comunque quasi intatti i caratteri originali con queste viuzze irregolari bellissime da cui si scorge il blu dell'Adriatico. È bella sia di giorno che di notte, cioè di sera, insomma è spettacolare. Le grotte marine sono anche meravigliose, alcune sono raggiungibili ovviamente solo via mare tra Vieste e Mattinata. Però veramente bello, 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 spiagge meravigliose. Altro simbolo di Vieste è il Pizzo Munno, che è un imponente monolite in pietra calcarea, che è alto 25 metri e a cui è stata, vabbè, legata una romantica leggenda. In più c'è anche una superstizione legata al Pizzo Munno che dice: se completerai un giro intorno al Pizzo Munno, sei destinato a ritornare a Vieste. Non male come meta, io ci ritornerei ovviamente. Poi abbiamo fatto anche un giretto a Trani, a Peschici. Trani, vabbè, è un po' più lontanina, però avevamo degli amici e quindi siamo andati a trovarli. Abbiamo praticamente vagato nel buio totale al ritorno, però insomma è stato comunque piacevole. Bella Trani, bellissima Peschici, cioè le consiglio vivamente. Insomma, questa parte di Puglia ci ha davvero deliziati. Abbiamo quasi concluso il nostro tour nelle Marche. Una sola notte a Castelfidardo per girare poi lungo e largo tutta la zona tra Loreto, Porto Recanati, Numana, Sirolo, veramente molto bello, un paio di giorni davvero belli. Il paesaggio è strepitoso, mi è piaciuto moltissimo, davvero non ti stanchi mai, ovunque giri lo sguardo, cioè c'è sempre qualcosa da ammirare con immenso stupore. Come spiaggia abbiamo scelto quella di San Michele, completamente immersa nel verde del Monte Conero. Una spiaggia ampia, lunga, ideale per rilassarsi e passeggiare. Di fronte praticamente è il mare, bellissimo, un colore stupendo, mentre alle spalle è il verde della macchia mediterranea, cioè è impagabile, veramente bello come paesaggio. Per raggiungerla però abbiamo dovuto usare una navetta, perché è possibile arrivare o a piedi, sconsiglio, oppure con una navetta, tanto ci sono anche quelle insomma private, è carino comunque così. Passa comodamente, se non ricordo male, ogni mezz'ora, però comunque in ogni caso non ricordo di aver atteso troppo tempo, va avanti e indietro tutto il giorno, quindi comodissima. Anche qui abbiamo mangiato benissimo e sicuramente meriterebbe qualche giorno in più per visitarla. Credo che anche Numana comunque meritasse un po' di tempo in più, ma noi eravamo solo di passaggio, quindi è andata così, però bella, consigliatissimo. Abbiamo poi, vabbè, concluso il nostro viaggio in realtà con una tappa di ristoro, perché per non fare un viaggio troppo lungo, e siamo andati al Parco del Cibo Italiano a Bologna, ovvero FICO. Al suo interno trovi praticamente numerose attrazioni, sono suddivise in 7 aree tematiche, tante attività, spettacoli ogni giorno. Purtroppo ho perso il video di questa esperienza, ma sicuramente se siete di passaggio vale la pena fermarsi, è una visita molto interessante, trovate anche tante informazioni su internet. Che dire, comunque un tour sicuramente nel complesso molto piacevole, pittoresco, incantevole, davvero bello bello bello. Ci sarebbe piaciuto aggiungere anche il Trentino a questo giro, ma non avevamo più giorni e lo abbiamo conservato per l'anno successivo, in cui poi infatti abbiamo fatto tappa nella Val di Non, coccolando la vista con colori e paesaggi spettacolari. Sicuramente l'alternanza di mare, montagna e collina rende il viaggio sempre stimolante, intrigante, interessante, tanto. Non abbiamo speso in realtà chissà quanto, perché comunque abbiamo calibrato sempre molto bene le nostre uscite, pernottando in B&B, mangiando molto street, in vacanza ci può anche stare, ma in realtà abbiamo mangiato anche molto bene, anche alcuni ristoranti insomma erano piuttosto economici. Muovendoci anche tanto a piedi, non comprando particolari souvenir o comunque accettando guide, attività, proposte che generalmente sono indirizzate ai turisti e che quindi costano molto. Ci siamo informati grazie a Google, TripAdvisor, ma anche alle persone locali che ci hanno sempre consigliato davvero molto molto bene. E nulla, quindi spero tanto che questo video vlog, accompagnato dalla mia voce, seppur senza video ma con le foto, che purtroppo questi video a me sono andati persi in una cartella danneggiata, insomma spero tanto comunque che vi sia piaciuto. Se così fosse, lascia un like e magari un commento dicendomi se anche tu hai fatto un tour dell'Italia simile o diverso, e condividendo con chi ha intenzione di farsi un bel giretto in Italia questo video, che spero tanto insomma possa essere di ispirazione. I prossimi van vlog invece vedranno come protagonista ancora l'Italia, ma questa volta tanti tanti video, perché vi porterò all'Isola d'Elba e lungo tutta la costa della Sicilia orientale. Meraviglioso, imperdibili quei prossimi video. Grazie intanto per la visione, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!